Essi, lasciando subito la barca e il padre loro, lo seguirono. Vangelo di Matteo, capitolo 4, versetto 22. Volontari. Spesso, ai fini di una conquista, più che un esercito debole e rinunciatario, è redditizio un manipolo di uomini disposti a tutto. Questi sono i volontari. Il Signore desidera che chi lo segue sia pieno convinto della propria scelta. Scegliendo Lui, si sceglie la strada più dura, la rinuncia alla propria vita, la separazione dagli affetti più cari, il disprezzo e l'odio del mondo. Ma grazie a Dio, si sceglie anche la vita eterna in Cristo Gesù, e questo basta a compensare tutto il resto. Certamente, a volte la vita cristiana può apparire una vita dura e ciò non è messo minimamente in dubbio. Ma chi ha scelto la via che Dio gli ha presentata non può dire d'essere rimasto deluso, né di essere rimasto mai solo. Abbiamo avuto un aiuto costante nella presenza dello Spirito Santo in noi. E se ci voltassimo indietro, noteremmo quanta strada è stata compiuta, quanti ostacoli sono stati superati. Se abbiamo scelto volontariamente di seguirlo, continuiamo il cammino per ricevere il premio della vita eterna che Egli ci ha promesso. E se la vita ci presenta difficoltà che paiono insormontabili, non ci resta altro da fare che abbandonarci nelle sue mani e dire: Padre, aiutaci perché siamo deboli ed inermi. Dacci la forza di separarci ogni giorno di più dal mondo per vivere una vita consacrata a te. Ti attendiamo con impazienza. Siamo i tuoi volontari.